vlog del 2 febbraio non è un vlog di un giorno qualunque. Il 2 febbraio è un giorno molto importante per la mia vita, per la mia famiglia. È il compleanno della mamma che oggi, come dice mio papà, festeggia insieme agli angeli con una splendida torta paradiso. Un po' di tempo fa, diciamo 40-45 anni fa, quando mia madre vedeva una primula, esclamava gridando di gioia: "Guardate, una primula!" Era un grande grido di una gioia profonda, perché un po' di tempo fa era insolito vedere una primula. Molti fiori di montagna, come queste splendide primule intorno a me, che sembrano quasi voler festeggiare questo momento, questa ricorrenza che oggi appartiene al cuore, alla luce, all'amore. Ogni giornale, ogni telegiornale, ogni notizia che faccia notizia, altrimenti non è notizia, devono esaltare e amplificare all'estremo ogni singolo momento. Ed ecco che per un gioco di automatismi, perché purtroppo la nostra autonomia di pensiero c'è fino a un certo punto, proprio perché siamo in una enorme rete sociale che trasmette, e questa trasmissione della negatività ci impedisce di collocarci in un contesto di assoluta purezza e renderci conto che anche la luce, anche la purezza e anche l'amore esistono. E io sto in questo regno per una mia scelta, ma la scelta non è fisica, fisiologica, chimica, biologica, mentale o cerebrale, è proprio una posizione di tutto quello che sono e di tutto quello che è la mia vita e il mio mondo. Se in questo momento comincio a tirar fuori il peggio di me, che c'è, perché stamattina mi sono svegliato con le lacrime agli occhi, eppure sono ancora qui con la mia conchiglia in cerca di luci, colori, a ricevere questi segnali dal cielo e cercare di portarli al mondo, per dire che cosa, nonostante tutto quello che viene detto e tramandato, accade di bello e di buono. Sono proprio le primule, sono proprio questi petali giallo chiaro che incominciano a spuntare, proprio perché è il loro momento, è il loro mese, ma stavolta non c'è più bisogno di esclamare, di gridare. Non è più straordinario vedere una primula. Crescono perfino in pianura, ce ne sono migliaia, si sono moltiplicate, propagate, e sapete perché? Perché nonostante tutto il mondo riesce a cambiare in meglio, nonostante tutto l'umanità che 40 anni, 50 anni fa raccoglieva tutto quello che trovava, le primule, le genziane, i ciclamini, le stelle alpine, i narcisi, ogni fiore di montagna veniva preso, posseduto, perché c'era ancora questa fortissima mentalità del avere, possedere. Guarda che bello, è bello, l'ho trovato, è mio, lo prendo, lo sradico dal suo ambiente e lo porto con me magari a vivere nelle polveri della città e a respirare la nebbia, lo smog, lontano da questa purezza e da questi regni in cui sono per natura concepiti, nati e cresciuti. Ma queste primule che spuntano un po' ovunque, questi fiori che stanno ritornando, sono proprio il simbolo di un mondo che, nonostante tutto, viene difeso dalle comunità e dalle abitudini. Proviamo a posizionare il nostro sguardo non sempre solamente su quei maledetti telegiornali che diffamano la bellezza di questo mondo. Proviamo a guardare altrove. Non potete venire, vi porto io, che se io posso portare
i raggi di questo sole nel cuore di qualcuno. Tutto questo non è avvenuto per nulla, tutto questo ha avuto il suo senso, il suo perché. Tutto questo non è stato solamente un mio dono, ma un dono che ricevo e che posso portare al mondo. Non esiste un dono senza qualcuno che sia disposto a riceverlo.